Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Buon lunedì a tutte e a tutti. Oggi per noi è domenica e come vedete manca un pezzettino della famiglia. Non c'è Marek perché oggi è con i nonni e siamo solo io e mio marito soli soletti. E stiamo andando a farci un giro. Approfittiamo di essere più tranquilli e andiamo a farci un bel giretto, dobbiamo guardare un po' di cose e poi andremo a casa, mangiamo e oggi pomeriggio torna il nostro piccolo grande amore. E lui la domenica sta spesso con i nonni, lo sapete, più che altro il sabato, però questo sabato mia mamma non poteva, quindi è venuto a prenderselo di domenica e basta. Un pochino ci dispiace perché mio marito è stato a casa sabato e domenica, voleva godersi tanto Marek, però lui vuole andare dai nonni e quindi così. Adesso noi andiamo a farci un giretto, io ho pensato di portarvi con noi, vorremmo andare ad acquistare anche un pochino di legna sfusa da mettere vicino al camino perché vorremmo provarlo. Non so se ve l'ho già detto che purtroppo non si può aggiustare perché la cosa che è rotta è la ventola, quindi la canalizzazione, questa cosa qua non si può sfruttare e ce lo teniamo così che può riscaldare solo il piano inferiore, non va nelle stanze, insomma lo teniamo solo così per adesso, poi il prossimo anno lo cambieremo e utilizzeremo come fonte di calore i termosifoni e il condizionatore che abbiamo acquistato a pompa di calore, quindi quest'anno andrà così, poi il prossimo anno invece abbiamo deciso di non ancora deciso, però vorremmo mettere l'inserto a pellet e basta, fare un lavoro bene sistemato, perché per sistemarla dovevamo spaccare tutta la struttura, era un macello. Siccome noi abbiamo comunque intenzione di cambiare l'inserto, tanto vale fare la spesa una volta sola e paciamo. In quest'anno non è fattibile perché abbiamo avuto un sacco di spese, vediamo il prossimo anno. E stasera, anche se per noi è il 29 di agosto, vorremmo provare ad accenderlo e vedere un pochino come funziona. Non so da voi, ma da noi la sera ci sono 13 gradi, quindi fa anche piacere accenderlo quella mezz'ora, giusto per vedere come va un'ora, non lo so, non abbiamo mai avuto il camino a legna, quindi non ho idea di come funzioni. E quest'anno non abbiamo neanche comprato la legna, proprio perché non lo utilizzeremo più di tanto, lo accenderemo così ogni tanto per fare atmosfera. Niente, noi andiamo a farci un giro e io se riesco vi porto con noi, altrimenti ci vediamo dopo. Siamo venuti a pranzo da mamma, così pranziamo con Marek e poi vediamo se dopo vuole tornare a casa o vuole andare in giro con la nonna. Siamo tornati a casa, abbiamo pranzato da mia mamma, poi abbiamo chiesto a Marek se voleva tornare indietro con noi, ma ha detto no, voglio andare con nonna da nonna, perché mia mamma andava da mia nonna, cioè da sua mamma, e voleva andare anche lui. Noi sinceramente non avevamo voglia. Io ho proprio bisogno di stare un po' a casa oggi, non ho fatto niente di importante, ho solo rifatto giusto i letti e poi la casa bene o male era a posto, mi ho dato una passata veloce al bagno su, al bagno giù non l'ho proprio fatto, ma ci avrò messo sì, no, 20 minuti, proprio veloce veloce, una rassettata veloce e stop. La domenica non faccio mai tantissime cose, sono sincera, sono a casa e ci godiamo la nostra domenica tutti e tre insieme. Perché appunto la domenica è il giorno di riposo di mio marito, quindi siamo tutti a casa e non faccio nulla, zero. Comunque, allora, ieri vi ho messo un post su Instagram della camera da letto con la parete, quella con i mattoni. Sapete che io detesto un pochino, ma sta cominciando a piacermi di più dopo aver fatto questa modifica che vi ho già mostrato ieri su Instagram, quindi chi mi segue su Instagram avrà già visto la camera da letto e avrà già visto il post. Infatti se vi fa piacere, non ve lo dico sempre perché mi dimentico, ma se vi fa piacere mi trovate anche su Instagram, sono sempre Chiaretta Alfredo. Intanto mi dite io ti cerco e non ti trovo, io non lo so come mai ragazze, non so come sia possibile, ma purtroppo me lo dite spesso. Io se mi ricordo vi lascio il link del mio profilo Instagram qua sotto, così siccome lì posto sempre no, spesso foto di casa e cose varie, magari se vi fa piacere seguirmi io sono lì, mi trovate lì, altrimenti niente, pace. Comunque e ho finito la parete con i mattoni e adesso ve la mostro, sono ultra soddisfatta e poi voi ieri con tutti i complimenti che mi avete fatto mi avete gasata ancora di più e per cui sono non felice di più, adesso ve la mostro. Allora chiudo la porta perché sennò si sente troppo la TV e voilà, eccola qui. Manca un cuscino perché perché mio marito se l'è portato giù sul divano, si è addormentato. Eccolo qua. Allora ragazze, se vi ricordate,
Questa parete non mi è mai piaciuta, infatti volevo eliminarla subito. Poi vabbè, non è stato possibile perché comunque è un bel lavorone e l'abbiamo lasciato un po' indietro come tante altre cose in realtà, però piano piano siamo qui solamente da 3 mesi e abbiamo già fatto tantissimo. Comunque, allora, prima vi lascio una foto del prima di questa parete, l'ho presa dal mio home tour. Se vi fa piacere, vi lascio qui da qualche parte. No, ve lo lascio linkato qua sotto. Il video dell'home tour di questa casa che ho girato 3 mesi fa, quando siamo venuti inizialmente. La vedrete vuota, così per chi non l'ha visto, vede anche bene la camera da letto come è strutturata. Comunque, prima questo pannello era rosso e la cornice, scusatemi, era marrone, in legno marrone, di un colore comunque pochino più chiaro di questo legno qua, quindi non era neanche uguale alla trave e non mi piaceva, non mi piaceva, vabbè, non mi piace il colore rosso proprio come ci stava, non, sapete che io sono molto per i colori tenui, quindi i colori accesi a me non piacciono. Chi abitava prima qua aveva un arredamento molto rustico, quindi francamente stava bene per quel tipo di arredamento, ma non stava bene per il mio tipo di arredamento. E allora ho deciso di farla bianca e l'ho ricoperta con dello smalto ad acqua. Non gli ho passato nulla sotto, primer, niente, non ho grattato, non ho fatto nulla neanche sul legno. Come vedete, è venuta comunque molto bene. C'è qualche sbavatura sui mattoncini, però poi con calma. Io questa parete l'ho fatta ieri, ragazze, l'ho finita ieri sera. Poi con calma mi andrò a pulire bene tutti i mattoncini con la spugnetta e queste macchioline qua, vedete? Andranno via. Comunque, mi piace tantissimo come è venuto. E ho usato, come vi dicevo, lo smalto all'acqua, gli ho dato tipo 600 mani, perché comunque sotto era proprio rosso, per cui per coprirla ci è voluto un po', però il risultato mi piace tantissimo. E gli ho appiccicato sopra, appiccicato è brutto, applicato sopra questa scritta, me l'ha data mia cugina Ornella, quindi non lo so, non lo so dove l'ha presa, credo su Amazon, non lo so. Da attaccare è difficilissima perché bisogna attaccare parolina per parolina, ragazze. Quindi ci ho messo un pomeriggio e poi bisogna attaccarla dritta. Cioè, è stata un'impresa davvero, non pensavo. Ci ho messo un sacco di tempo, però ce l'ho fatta. Comunque, la scritta che ha un significato bellissimo è Family, where life begins and love never ends. Famiglia, dove la vita inizia e l'amore non finisce mai. Me l'ha regalata lei questa scritta e secondo me è azzeccatissima e poi è molto fine. Mi piace, addirittura su Instagram mi avete detto sembra la cameretta di una principessa. Io vi ringrazio perché mi avete fatto un sacco di complimenti. Comunque vi faccio vedere meglio un po' la panoramica della stanza. Aspettate che cambio prospettiva, eh. Eccola qua. Allora, la stanza è piccola, non è un ambiente enorme, non è una camera da letto grande ed è strutturata così. Qui c'è la parete appunto con i mattoni che sta cominciando a piacermi un sacco. Apro la porta della cabina armadio così riesco a farvi vedere meglio, ok? Qui abbiamo messo questo quadro così in alto perché a volte me lo chiedete, semplicemente perché qua c'è un buco e c'è un ripostiglio, un sottotetto che io lo uso per mettere dentro le valigie, per mettere dentro il cambio stagione, per mettere dentro magari alcune scorte, body, detersivi. Adesso ho pochissima roba dentro, solo tutte cianfrusaglie che vanno liberate, però mi è molto comodo perché guardate quanto è largo. Aspettate che, opla, così, cioè guardate qua, ha tutto questo spazio fino in fondo, è comodissimissimo, cioè dentro ci sta di tutto. E poi, niente, qui è fatta così. C'è il balcone, la tenda, questa tenda qua mi chiedete sempre, è di IKEA, l'ho presa da IKEA. Qui abbiamo il mobiletto che è nell'altra casa, aspettate che vi ricambio prospettiva. Ok, questo mobiletto nell'altra casa era la mia postazione che utilizzavo per metterci sopra i trucchi e cose varie, qui invece è diventato una specie di comò. Sul termosifone ho messo quel vaso, ma non va lì, è solo provvisorio. Qui dobbiamo sistemare bene perché ci sono tutti questi fili, sembra una centrale elettrica, non mi piace. Il mobiletto l'abbiamo girato per così perché riusciamo a vedere meglio la TV e non so, sembra che completi un pochino di più. Anche qui è tutto un work in progress, ragazzi, però per il momento va benissimo. E volevo prendere un vaso per coprire qua, che non mi piace.
Poi qua volevo mettere delle fotografie, mentre qui volevo mettere una bella mensola, ne ho vista una, si chiama Luck, di Ikea, dove volevo mettere appunto quel vaso, qualche foto, una candela a Berlilla, allora non ce la faccio, farla un pochino più bella. Qui vabbè abbiamo la cabina armadio che è un macello, questa parete è anche vuota, qui volevo mettere lo specchio grande, non so se ve lo ricordate. Ma abbiamo provato a bucare, ci siamo dimenticati che qui abbiamo la porta che passa e quindi non si può mettere. Volevamo metterlo di qua, ma anche qui abbiamo la porta e quindi non possiamo bucare in alto, per cui lo andremo a mettere sulla scala. Adesso vi faccio vedere dove lo voglio mettere. Secondo me sta una favola, ho provato a vedere prima. Aspettate, ok, adesso è qui con la bella manata di mio figlio e lo voglio appendere lì, ovviamente in piedi. Prima l'ho provato, l'ho appeso a quei due chiodi là, molto velocemente perché ho paura che non reggono, e sta benissimo, sta divinamente, allarga la scala, gli dà luce, visto che comunque la scala è chiusa, quindi buia, gli dà un sacco di luce, quindi andrà lì, poi appena il mio papà ci dà il trapano lo mettiamo lì. Comunque questa è la camera da letto, come vedete non è grande grande, però alla fine in camera da letto non ci deve andare niente, non abbiamo neanche bisogno di metterci l'armadio perché abbiamo tutta una bella cabina armadio che comunque è molto capiente, è solo da organizzare con i mobili che ancora non abbiamo, però è molto capiente, quindi come camera da letto, compresa la cabina armadio, è molto spaziosa, qui non ci deve andare più nulla e va benissimo così. Niente, fatemi sapere se vi piace la parete perché io l'adoro, mi sta piacendo tantissimo. Mi spiace che i mattoni non siano... oddio, non siano fatte le fughe, come si dice? Vabbè, vedete che sono vuoti qua. Lo so che si posano così questi mattoni, ma sotto la parete è gialla, quindi stona un pochino. In più noi dovremmo ancora verniciare quel lato alto lì di bianco. Mio papà aveva detto, poi lo faccio, non l'ha più fatto. Mio marito mi ha detto, ma sì, te lo faccio io, quando non si sa. Vabbè, comunque, niente, questa è la camera da letto. Come vedete, semplicissima, molto minimal, ma... Essendo comunque non enorme, piccola, giusta, io non credo neanche sia piccola, è proprio giusta, non voglio riempirla troppo. Voilà, qua invece ragazze, poi vi lascio tranquille, non ve la mostro più, voglio mettere un bel tappeto, adesso che viene l'inverno, un bel tappeto rettangolare bianco, tutto peluscioso. Niente ragazze, io adesso vado un attimo giù, mi faccio un caffè e poi voglio preparare l'impasto per le briochine, della quale vi parlavo nell'altro video, sì, nel video scorso, le briochine con la farina d'avena, quindi lo facciamo insieme. Cambio di programma e cambio di outfit, aspettate che vi faccio vedere. Ecco qua, in gonna, perché stiamo andando, vi giro di nuovo, a recuperare mare, che ci vedremo direttamente alle giostre con i miei genitori, hanno messo le giostre. E quindi lo vogliamo portare lì, così sappiamo che lui piace un sacco. Fiatone! Sto correndo su e giù da un'ora. Comunque sappiamo che lui piace un sacco e quindi lo portiamo così si diverte e poi ce lo riportiamo a casa direttamente. E dopo faremo la ricettina delle briochine. Quindi vado a recuperare Marek e ci vediamo fra pochissimo. Ma non lo so, ma che parli di un Eccoci qua, stiamo per accendere il camino. Siamo pazzi, sì, lo so, perché fuori fa caldo oggi, poi più di ieri, però vogliamo assolutamente provarlo. E comunque non so da voi, ma qui dopo le 9 di sera abbiamo quei 13-15 gradi. Diciamo che mi voglio giustificare, dai, però no, vogliamo assolutamente provarlo. Siamo troppo curiosi, quindi adesso proviamo ad accenderlo e vediamo se dobbiamo chiamare i pompieri o no. Sta prendendo, amore, sta prendendo. Aspetta, deve prendere bene i legnetti, deve prendere bene tutto, devi vedere. Sapevo che la dai questa notizia, ne ero sicuro. E volevi darla, prima ancora che non mi dicevi. Che bello! Rieccomi qua, ragazze. Lo so, vi aspettavate la ricettina delle brioche, ma non sono riuscita a prepararla oggi. Sono stata presa dalle cose
da fare con la famiglia. Siamo stati appunto alle giostre, sono venuti anche i miei genitori, poi siamo tornati a casa tardi, poi abbiamo provato ad accendere il camino che per fortuna funziona, quindi abbiamo dato l'ok alla legna. Ora vi spiego un po'. Allora, praticamente noi stasera l'abbiamo acceso perché quando sono venuti a controllarlo, a vedere se era tutto a posto, ce l'hanno pulito, hanno pulito proprio tutta la canna fumaria, sono andati sul tetto, l'hanno pulito benissimo, l'hanno controllato e i ragazzi che sono venuti a fare manutenzione ci hanno detto che il camino funziona, che è a posto e che può essere acceso. L'unica cosa che però la ventola, cioè quella che serve per la canalizzazione, come posso spiegarvi? Non so nemmeno io come spiegarvelo. Per far entrare il calore nelle stanze, noi abbiamo dei bocchettoni che entrano in ogni stanza. Quella non funziona e per cambiarla bisogna rompere tutta la struttura in cartongesso, compresa la pietra, e rifare poi tutto da capo perché la ventola è proprio sotto, sotto, sotto e va smontata la macchina. Noi, ovviamente, non ci siamo sentiti di fare questa spesa perché comunque siamo dell'idea sempre di cambiare l'inserto e di metterlo a pellet perché è vero, e infatti avete ragione. Ho anche condiviso una storia su Instagram e un post stasera proprio dove vi chiedevo pareri per quanto riguarda legna e pellet. Però vi posso confermare che a tutte le ragazze che mi dicevano: Chiara, vedrai che la legna è un'altra cosa, avete ragione. Cioè, il calore che emana è meraviglioso. La fiamma, cioè l'atmosfera che fa è bellissima. Adesso noi abbiamo messo 3 pezzi, ci sono durati neanche 2 ore, ovviamente, ma l'abbiamo accesa proprio perché dovevamo provarla. In questi giorni andrò alla ricerca della legna, se qualcuno la vende ancora, perché so che la vendono fino a luglio, non lo so, i bancali, diciamo, le quantità grosse, e vediamo un attimino come organizzarci. Però io finché non l'accendevo, non sapevo realmente come comportarmi e quindi abbiamo detto con mio marito: compriamola e proviamola. Tanto l'abbiamo acceso appunto neanche 2 ore, è rimasto acceso per pochissimo, ma dovevamo assolutamente vedere se funzionava e funziona. Sono contentissima ed effettivamente scalda. Qui scalda, il problema è che non arriva su. Poi, ragazze, è stato acceso pochissimo. Secondo me, se noi lo accendiamo e lo teniamo acceso bene o male quasi tutto il giorno, la casa la riscalda. Sicuramente non è come accendere tutti i termosifoni perché appunto non è canalizzato, non funzionando la ventola. No, però vabbè, noi abbiamo acquistato i condizionatori a pompa di calore, quindi vediamo, perché noi i condizionatori vogliamo farceli installare a metà settembre, ma a questo punto, quasi quasi, visto che il camino funziona una favola, abbiamo pensato di rimandare l'installazione perché comunque dobbiamo fare l'impianto, tutto costa un pochino, a quest'estate. Utilizzare termosifoni e legna, boh, su fissi termosifoni per forza, e qui magari nelle giornate particolarmente fredde oppure quando non abbiamo voglia di accendere il camino perché comunque mantenere la legna è impegnativo, diciamo che come aiuto teniamo il camino a legna. E accendiamo i termosifoni. Abbiamo deciso di fare così. Quindi, ok, vediamo. Speriamo di trovare solo qualcuno che mi venda un bel po' di legna. Domani andrò ad informarmi, così da tenermela in garage. E basta. Sono contenta? Sì, al 100%, perché io quando ho scelto questa casa l'ho scelta principalmente per il camino, ragazze. Non è l'unica casa che abbiamo visto, ovviamente, ma fra tutte, quando io ho visto questo camino, impazzita di gioia, ho detto no, questa è casa mia, davvero questa è casa mia. Cioè, non esiste, io sapete, amo il camino, lo desideravo da tanto il camino e finalmente ce l'ho. Noi ci siamo sempre scaldati con la stufa pellet, quindi io non ho idea neanche di come funzionino i termosifoni, perché anche a casa con i miei genitori noi avevamo la stufa pellet, poi i termosifoni li accendevamo, ma se la vedeva mio papà. E da quando mi sono sposata, io non ho la più pallida idea neanche di come si accende un termosifone. E noi abbiamo sempre solo usato come fonte di calore la stufa pellet. Quindi, boh, quest'anno useremo tutte e due. Speriamo vada tutto bene. E vi stavo dicendo che comunque siamo sempre dell'idea di cambiare l'inserto, perché è vero che la legna è magia,
magia, io stasera sono rimasta incantata, però la legna, ragazzi, è sporca, fa odore rispetto al pellet che comunque è inodore, bisogna stargli molto dietro, mentre il pellet, se metti un sacchetto di pellet, ti dura tranquillamente 8 ore, non ci devi più pensare e ti tiene la casa molto scaldata e in più è programmabile, la legna no. Quindi la legna è molto molto più impegnativa rispetto al pellet, per cui il prossimo anno quasi sicuramente andremo a fare la spesa dell'inserto. L'unica cosa che non l'abbiamo fatta sistemare la ventola proprio perché dovendo spaccare tutto, ragazzi, non ha senso, perché abbiamo intenzione appunto di cambiare l'inserto e il prossimo anno si fa tutto. Mi dispiace adesso andare a spaccare tutto, poi fare il lavoro perché non lo puoi lasciare la macchina nuda, diciamo, e per poi andare a rispaccarla il prossimo anno, cioè sarebbero soldi buttati, sinceramente. Non possiamo permettercelo. Quindi va benissimo così. Niente, sono rimasta comunque felicissima di aver provato il cammino. Non sapete la mia felicità, la gioia immensa. Su Instagram siete impazzite. Alcune di voi mi hanno detto: ma sei pazza con questo caldo? Sì, è vero, cioè, non è il periodo di accenderlo. Però, ragazzi, io lo dovevo provare perché altrimenti, cioè, andavo a comprare la legna e poi magari, boh, per qualsiasi motivo non funzionava il tiraggio, non lo so. È vero che me l'hanno controllato, ma io devo sempre verificare, io sono fatta così e in più rischiavo poi di non trovare magari più nessuno che mi vendesse tanta legna, quindi pagarla di meno e metterla in garage, perché i sacchetti di legna come quello che abbiamo comprato oggi costano 5 euro e non è poco e non durano niente. Noi abbiamo messo tre legni, tre tronchi, chiamiamoli così, sono durati neanche 2 ore, quindi figuriamoci. È davvero tanto e basta, niente. Io chiudo qui il video, ragazze, scusatemi ancora per le briochine, spero di non avervi annoiata con il discorso camino. E per la cronaca qui stasera c'erano 13 gradi, quindi era anche abbastanza piacevole, infatti non abbiamo patito col camino acceso. Ma io abito in collina, quindi è normale che faccia più freddo rispetto magari alle città. Niente, ragazze, vi mando un mega bacio, grazie mille per aver visto questo video. E natalizio, questo Vlogmas col camino. Ma quando faremo i Vlogmas? Ma quanto ci piacerà? Vabbè, niente, ragazze, un bacione, ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video. Vi prometto che vi faccio la ricetta delle briochine. Promesso. Se non vi faccio la ricetta delle briochine, vi farò comunque una ricetta dolce con la farina d'avena, perché ne sto scoprendo tantissime, interessantissime. Un bacione. Ciao.